La vittoria è già esserci. Sembrano riecheggiare tra gli stand della Fiera del Levante le parole del presidente Ambrosi. Nessun paragone con le edizioni precedenti, ma la certezza che aver assicurato la presenza fisica alla campionaria sia già un successo. Per riuscirci, in tempi di Covid, le misure di sicurezza alla fiera sono rigide e il protocollo inflessibile. Un'edizione particolare, ovviamente, con ingressi contingentati e misurazione della febbre all'ingresso e nei vari padiglioni. Ovviamente obbligo della mascherina e nei vari stand l'invito alla registrazione per certificare la propria presenza. Attenzione alle giuste distanze anche nelle sale che ospitano i convegni, con cartelli e annunci per indicare i posti liberi. Eppure, nonostante le difficoltà, non mancano gli incontri, gli appuntamenti e la voglia di sentirsi internazionali. Nel padiglione 110 si è davvero al centro del mondo, come recita l'hashtag che accompagna la serie di eventi promossi con imprenditori e istituzioni provenienti dall'estero. Anche quest'anno la Regione Puglia è presente in Fiera del Levante con un padiglione dedicato all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. A loro beneficio ci saranno country presentation, desk paese dedicate alle realtà più importanti in tutto il mondo e forum internazionali. Circa 20 sono i paesi che hanno chiesto di essere rappresentati, avremo il Brasile, la Polonia, l'Arabia Saudita, la Repubblica Ceca, la Romania, Hong Kong e tanti altri presso i nostri desk nel padiglione internazionalizzazione. Nel padiglione 110 si svolgeranno anche, a partire dalla giornata di domani, 4 forum di livello internazionale, un approfondimento dedicato alla realtà della Polonia. Nella giornata di mercoledì avremo il tema dell'e-commerce che tanto interessa le nostre piccole e medie imprese. Nella giornata di giovedì ci sarà il focus sul Giappone e venerdì un evento di presentazione della Fiera Internazionale dell'Aerospazio, il Mediterranean Aerospace Matching, che ci sarà nel 2021 a Grottaglie, una delle nostre eccellenze, il settore aerospaziale. Per tutto il resto della settimana saranno a disposizione delle imprese, addetti delle ambasciate, camere di commercio e consolati.